Molesta una ragazzina alla stazione ferroviaria di Cuneo, arrestato giovane di 24 anni. Frode lampo alla Banca d'Alba, colpo sventato grazie alle indagini della Guardia di Finanza di Cuneo. Torna a Cuneo Città in Note la musica dei luoghi dal 24 al 29 maggio. Calcio, domenica si gioca per la promozione, molto dipende anche da cosa farà Alba. Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegrande, apriamo questa edizione con la cronaca e in particolare con il caso della giovane minorenne che sarebbe stata molestata da un uomo di circa 24 anni mentre stava aspettando l'autobus nei pressi della stazione ferroviaria di Cuneo. Vediamo. La squadra mobile di Cuneo, insieme agli agenti della Polizia Municipale del capoluogo, hanno arrestato un ragazzo somalo di 24 anni, ritenuto responsabile per causa di gravi indizi di violenza sessuale ai danni di una ragazzina. È stata una donna a rivolgersi per prima al numero unico di emergenza, all'112, segnalando che la propria figlia era stata molestata da un uomo di origini extracomunitarie. I fatti sarebbero accaduti in prossimità della stazione ferroviaria di Cuneo. Immediato l'intervento di una pattuglia della Polizia Municipale che ha rintracciato la ragazza e raccolto la sua testimonianza. La giovane, mentre era in attesa di un autobus, era stata avvicinata da un uomo che l'avrebbe molestata per poi allontanarsi velocemente. Il personale della Polizia Locale, raccolta la sua descrizione, ne ha diramato subito le ricerche. L'uomo è stato rintracciato poco dopo a bordo del treno diretto da Cuneo a Fossano. Considerata la gravità dei fatti e i forti indizi a suo carico, il PM di turno in procura a Cuneo con il personale della Polizia Municipale e la squadra mobile della seconda sezione hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria per i gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico e per il possibile pericolo di fuga in quanto senza fissa dimora. L'uomo è risultato già noto alle forze dell'ordine per reati specifici e simili. Nella giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, la Polizia Postale ha deciso di condividere i dati più significativi del proprio impegno quotidiano per contrastare questo fenomeno. La lotta all'abuso sessuale online, in particolare in danno dei minori, diventa sempre più importante ed è importante cercare di porre un argine ai fenomeni più gravi quanto complessi. Cresce il numero dei soggetti adulti arrestati per reati di pedopornografia, pornografia, adescamento online e abuso sessuale su minori. Sono spesso uomini con età inferiore ai 50 anni e che in maniera sistematica sfruttano le caratteristiche tecniche dei diversi servizi di rete per assicurarsi il miraggio dell'anonimato e dell'impunità. Il dossier dentro i numeri, la lotta alla pedofilia online, contiene non solo i numeri in grado di raccontare un rischio attuale, ma vuole descrivere anche un sistema di tutela come quello portato avanti appunto dalla Polizia Postale, fatto di sinergie interistituzionali e attività multidisciplinari nelle quali la commistione dei saperi e degli impegni mira a costruire soluzioni possibili ed efficaci. La rete, ricordano ancora dalla Polizia Postale, oggi il luogo del progresso e dello sviluppo della società, ma è anche diventata strumento di amplificazione della minaccia all'infanzia e all'adolescenza. La cronaca ci porta anche ad Alba, dove le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Cuneo hanno permesso di bloccare in tempo una frode lampo ai danni della Banca d'Alba. Quattro italiani residenti tra Torino, Nichelino e Roma e tre cinesi residenti tra Torino, Gallarate e Milano sono ritenuti dalla Guardia di Finanza di Cuneo gli autori di una truffa da 780.000 euro ai danni della Banca d'Alba, che aveva denunciato immediatamente l'accaduto anche a tutela dei propri clienti e per questa ragione sono stati raggiunti da misure cautelari nella giornata di venerdì 5 maggio. Sono accusati a vario titolo di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio.
Agli indagati e alla società loro collegata sono stati sequestrati 4 abitazioni e altri 10 immobili, 9 auto e conti correnti per un totale complessivo di oltre 600.000 euro. L'inchiesta, condotta dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale, vede al centro una particolare procedura bancaria che consente al soggetto creditore di disporre immediatamente sul proprio conto corrente della somma corrispondente al credito maturato nei confronti del debitore. In questo modo, secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero indotto in errore i funzionari dell'istituto bancario, presentando una falsa documentazione commerciale che attestava crediti fittizi nei confronti di 3 imprese lombarde e campane, del tutto ignare dell'operazione, per un importo di oltre 2,5 milioni di euro. Di questi, 780 mila euro sarebbero stati girati tramite bonifico ad altre società compiacenti gestite da amministratori cinesi, che avrebbero trasferito i fondi in madrepatria per poterli riciclare. Il tutto sarebbe avvenuto in un solo fine settimana, cosicché la banca si sarebbe accorta di tutto soltanto alla riapertura il lunedì mattina. Ed ora parliamo di viabilità e di un'opera in particolare che si attende da tanto, è il viadotto Centallo sulla linea ferroviaria della tangenziale di Fossano. La settimana scorsa, tra mercoledì 26 e venerdì 28 aprile, ANAS insieme al gruppo FS ha sollevato e rimosso l'impalcato della campata del viadotto Centallo lungo la tangenziale di Fossano che sovrappassa la linea ferroviaria. Le immagini che vedete sono proprio riferite all'operazione. Lo svaro, termine con cui si definiscono le attività di rimozione dell'impalcato di un viadotto, ha riguardato anche la campata adiacente, molto vicina ai binari della ferrovia. Le attività sono state eseguite con una gru di grandi dimensioni, il cui assemblaggio ha richiesto alcuni giorni di lavoro. La demolizione dell'infrastruttura rimossa avverrà nelle aree di cantiere senza interferire con la linea ferroviaria. Gli impalcati saranno ricostruiti in acciaio come previsto nel progetto di intervento per il ripristino della viabilità sulla tangenziale di Fossano e tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi pesanti. Il varo dei nuovi impalcati ha già interessato i viadotti l'Areale, Le Valdigi e Villa Falletto. Ed ora cambiamo argomento. In tempi di grande difficoltà ogni aiuto è sicuramente benvenuto. A Savigliano è attivo da qualche anno il progetto Vestiamoci. Lo scopo è quello di mettere a disposizione abiti per chi è in difficoltà. La Caritas interparrocchiale di Savigliano è promotrice del progetto e propone per sabato 6 maggio un open day. A Savigliano, da alcuni anni, presso i locali di Via D'Anna, è attivo il progetto Vestiamoci, sorta di emporio di indumenti per chi ha difficoltà, promosso dalla Caritas interparrocchiale savigliano. Allora, da alcuni anni Vestiamo è un progetto che fa parte della Caritas interparrocchiale di Savigliano, insieme ad altri progetti quali Emporio, Arrediamo, il centro di ascolto, il dormitorio, cerchiamo di dare un aiuto alla città di Savigliano. Ringraziamo innanzitutto la città di Savigliano che settimanalmente dona a Vestiamo tutti gli indumenti che possono ancora essere utilizzati in buon stato e che magari non servono più. Noi cosa facciamo? Siamo 3 volontarie della Caritas che settimanalmente analizziamo, distribuiamo, cerchiamo di rendere questi capi ancora adatti per il riutilizzo. Siamo aperti settimanalmente, tutti i martedì mattina dalle 9 a mezzogiorno e qualsiasi persona può venirci a trovare. In questa occasione, sabato 6 maggio, siamo aperti tutto il giorno dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle 18 per farci conoscere proprio dalla città di Savigliano. Aspettiamo tutti che vengano a farci visita e anche le persone che ci hanno donato tutti questi abiti, in modo da poter far vedere a loro dove vanno a finire tutte questa donazione. I vestiti che altrimenti andrebbero a finire probabilmente nel cassonetto
o in discarica vengono selezionati, sistemati e riutilizzati. E oltretutto c'è un progetto diverso, ancora ulteriore, che i vestiti che noi che ci vengono donati e non utilizziamo perché magari strappati o non in buone condizioni, vengono consegnati alla cooperativa, il ramo di Fossano, che li riutilizza e li ricicla ulteriormente. E ultimamente ci siamo avvalsi anche della collaborazione di una designer di Fossano che, utilizzando capi smessi ma ancora in buone condizioni, ha portato avanti un progetto utilizzando dei tessuti, abbinando dei colori differenti per valorizzarli, e sono diventati proprio capi differenti. Ed ora parliamo delle apprensioni che riguardano in queste ultime giornate alcune grandi aziende e ovviamente i loro livelli occupazionali. Non siamo tranquilli, siamo vigili, bisognerà attendere di vedere come si concluderà l'operazione di ricerca del nuovo socio e poi si dovrà verificare che l'eventuale intesa garantisca effettivamente i livelli occupazionali. Questo è il pensiero espresso in una nota ufficiale dal segretario generale SLC CGL Cuneo, Walter Biancotto, che è intervenuto sulla trattativa in corso fra Egea e A2A, in particolare sull'ipotesi che il colosso lombardo dell'energia entri a far parte della compagine societaria della Multiservizi Albese con una quota di maggioranza. La scadenza ultima per presentare delle offerte da parte appunto di soci interessati è fissata per il 15 di maggio. In queste settimane, conclude il sindacalista, ci siamo confrontati sui tavoli aziendali per avere chiarimenti in merito alle ragioni dell'operazione. Ed ora parliamo anche di futuro del turismo, del territorio, quello forse meno conosciuto rispetto alle langhe albesi, quello della Langhetta, di Piozzo, di Bastia, di Clavesana. Piozzo in particolare, che nella giornata di domani, 6 di maggio, ospiterà un convegno dedicato proprio al futuro del turismo in queste zone, con un stretto legame con quello che sarà il futuro, si spera, del rinnovo dei mezzi di trasporto anche su ferro. Sabato 6 maggio a Piozzo è in programma un interessante e importante convegno per riflettere sul turismo e anche i collegamenti infrastrutturali in un'area della Granda tutt'altro che secondaria. Assolutamente importante, soprattutto per le peculiarità paesaggistiche e non solo, enogastronomiche, e poi anche dal punto di vista produttivo. Ci sono delle curiosità inimmaginabili in questi luoghi, che sono i luoghi di Bastia, di Clavesana, di Carrù, di Farigliano, di Piozzo, di Dogliani e di Lecchio Tanero, di Benevagenna, che comunque ha sostenuto insieme agli altri comuni e la provincia dal punto di vista del patrocinio questo convegno. Ecco, si rifletterà, come dicevamo, sul turismo ma anche sui collegamenti infrastrutturali. Come li immaginate voi per quei territori? Allora, questi luoghi, che sono luoghi stupendi, ma non solo per chi li conosce o li frequenta come posso essere io o altri, devono essere maggiormente fruibili dal punto di vista della comunicazione. La comunicazione oggi è una comunicazione virtuale, una comunicazione web molto importante, ma dal nostro punto di vista non è sufficiente. Questa deve essere integrata, pur essendoci delle società e delle app nuove come Tabuio o altre, no, che si sviluppano all'interno del nostro territorio della Granda e sono nate qui. Bisogna assolutamente integrare il trasporto su gomma col trasporto su ferro. È inimmaginabile che luoghi di questo tipo siano in un certo senso alla periferia, no? Mentre devono recuperare la loro centralità. Pensiamo che i Savoia pensarono soprattutto una rete assolutamente capillare, no, su tutto il territorio, una rete ferroviaria su tutto il territorio piemontese, in modo che tutti quanti potessero usufruire delle stesse opportunità. Oggi il turismo, essendo che sempre più si tratta di grandi numeri, deve essere anche facilitato e permesso in questi luoghi attraverso una rete ferroviaria efficiente. Certo che noi da questo punto di vista
Sono diversi anni che lavoriamo, oltre 10 anni che insistiamo su questo aspetto. Non siamo dei fissati, no, sul trasporto ferroviario assolutamente, lo riteniamo da un punto di vista logistico un progetto di equilibrio, di giusta proporzionalità, nel senso che ferro e gomma sono assolutamente fratelli, cugini, parenti stretti e non possono essere messi in antitesi. Ricordiamo allora dove e a che ora si svolgerà il convegno? Il convegno si svolge a Piozzo nella sala sopra la biblioteca in via Carboneri, inizia esattamente alle 9.30, finirà alle 12.30, ci sono diversi interventi tra cui quello dell'avvocatessa Annalisa Genta, dell'ingegner Sibille, dell'ingegner Roberto Conte, della Donatella Garello e di tanti altri relatori che si sono dati disponibili con brevi interventi e significativi per dare centralità a questo territorio. Parliamo ancora di imprese, questa volta arriva dalla Filcams CGIL di Cuneo l'annuncio dello stato di agitazione dei circa 50 dipendenti della Pharma E di Bagnolo Piemonte. Si tratta di una società quotata sul mercato, attiva nella vendita online di prodotti per la salute e il benessere di tipo parafarmaceutico. La Pharma E è una grande realtà con sede a Viareggio, parliamo di quella principale, che ha chiuso nell'ottobre del 2021 con l'acquisizione di Amica Farmacia. Da quell'anno ad operare nella sede di Via Roma a Bagnolo Piemonte sono circa 50 dipendenti. Personale, secondo quanto riporta il sindacato, composto per lo più da giovani e donne della zona. Durante le ultime assemblee con i lavoratori si è comunicata la volontà di trasferire la sede piemontese da Bagnolo a Nichelino nel torinese entro il 26 di luglio. Una comunicazione arrivata già a gennaio che la Filcams CGIL di Cuneo commenta annunciando appunto di aver seguito l'avvio di una serie di incontri finalizzati a tutelare le lavoratrici e i lavoratori sia economicamente sia nella gestione della vita quotidiana, poiché la tratta Bagnolo Piemonte Nichelino è di circa 100 km di strada statale per un tempo di percorrenza di circa 2 ore tra andata e ritorno. Una situazione, dicono i sindacati, che comporterebbe un impegno temporale di 12 ore consecutive lontano da casa. Ed ora parliamo di ancora di imprese, ma parliamo di quelli che sono le grandi vetrine per i grandi marchi del territorio, soprattutto quelli legati all'innovazione, soprattutto in bioedilizia, ma anche in energie rinnovabili. Parliamo di un evento che ormai è diventato una tradizione. Siamo a Torre San Giorgio per Expo Torre. Siamo a Torre San Giorgio da venerdì 5 a domenica 7 maggio, Expo Torre edizione 2023, dove le famiglie e gli interessati potranno entrare nel mondo del design, nel mondo della casa, delle nuove tecnologie e, perché no, fare un giro in quelli che sono i nuovi materiali, le nuove tendenze per chi vuole rinnovare casa o ristrutturare casa. Un appuntamento imperdibile in una delle città simbolo dell'imprenditoria piemontese. Novità che oggi abbiamo presentato il settore al completo. Cioè partendo dall'involucro edilizio e dai materiali edili, tutti, ma tutti, cioè quelli di qualità, quelli che la gente desidera toccare con mano ed acquistare. Poi abbiamo tutto il settore della termoidraulica, tutto il settore del clima, le energie rinnovabili, il fotovoltaico e abbiamo aggiunto tutto il materiale elettrico, di cui lo distribuiamo ormai da 3 anni. E siamo, diciamo, molto completi anche lì. Noi siamo soprattutto uno dei distributori regionali. È logico che non c'è solo la regione Piemonte, c'è un po' di Lombardia, c'è tutta la Liguria, c'è la Sardegna, sono le zone dove noi operiamo. Uno, se viene a Expo Torre, intanto è perché è già molto conosciuta, è già stata fatta da parecchi anni che viene ripetuta questa cosa. E poi perché, cioè, qui potete veramente trovare quello che cercate. Quindi invitiamo tutti a venire a visitare l'edizione 2023. Invitiamo veramente tutti, gli operatori del settore e anche i privati che vogliono vedere e toccare con mano i prodotti, sono i benvenuti.
Attenzione alle truffe, questo è l'appello lanciato nella giornata di oggi dall'azienda cuneese per la gestione dell'acqua, l'ACDA, che si occupa di circa 180 comuni del territorio provinciale cuneese. Hanno ricevuto in queste ultime ore numerose segnalazioni di persone che si sarebbero spacciate per dipendenti di ACDA e che chiedono di entrare negli appartamenti per controllare la pressione dell'acqua. ACDA ci tiene a precisare che si tratta di persone che non hanno nulla a che fare con l'azienda. La società infatti non ha assolutamente incaricato nessuno a verificare, tantomeno all'interno delle abitazioni private, la pressione dell'acqua. Pertanto raccomanda, in caso di contatti di questo tipo, di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine, soprattutto non aprire la porta di casa. I casi segnalati per il momento riguardano Cuneo e Cervasca. D'ACTA ovviamente raccomandano prudenza in tutti i comuni gestiti da lui sul territorio provinciale. Ed ora parliamo di arte e soprattutto musica. Torna a Cuneo, città in note, la musica dei luoghi dal 24 al 29 di maggio. Direttore De Luca, conoscere la cultura, il territorio attraverso la musica. Esattamente questo è lo spirito di questa rassegna che quest'anno arriva alla terza edizione, si sta strutturando, sta diventando ormai un progetto che ha rispettato tutte le ambizioni della prima volta, di 3 anni fa, quando in piena pandemia abbiamo deciso di scommettere sulla valorizzazione culturale che è fatta attraverso la musica proprio in questa occasione. Come avviene la scelta delle musiche da abbinare un po' ai luoghi? Allora, la scelta è fatta grazie al nostro direttore artistico Claudio Carboni ed è sempre un dialogo fra la musica e il luogo in cui viene interpretata. In realtà è un reciproco scambio di valorizzazione. Il bene culturale, l'ambiente anche, perché abbiamo anche progetti lungo il parco fluviale Gesso e Sura e dà valore e ulteriore sensibilità anche al progetto musicale, per cui una scelta che combina sempre l'ambiente, lo spazio con la musica. Ecco, lei parla appunto di combinare, quindi di fare rete, di fare collegamenti, relazioni. Questa rete fra Artea e il Comune di Cuneo. Beh, è una rete importante, Fondazione Artea è una fondazione del territorio, una fondazione di diciamo, originariamente della regione Piemonte, il Comune di Cuneo è socio fondatore successivo da quest'anno di Artea, quindi è una relazione sempre più strutturata, e sempre foriera di progetti, come dire, sempre più ambiziosi. È un calendario ricchissimo di un evento che è proprio nelle corde della Fondazione Artea. Noi siamo molto contenti di presentare questa terza edizione, è un'edizione ricchissima di grandi nomi, ma come il solito che va a valorizzare non soltanto i luoghi della città di Cuneo, ma anche le eccellenze del territorio della provincia di Cuneo, insomma la parte appunto in cui andiamo a svolgere le nostre attività, e anche le scuole, tutte le realtà più giovanili vengono in qualche modo valorizzate e messe a sistema in questo format che è davvero importante per la nostra fondazione. La musica che si abbina alle bellezze architettoniche e alla storia della città di Cuneo. Come è stata scelta questa varietà musicale? Allora, la scelta è sempre molto legata al luogo in cui si svolgerà l'appuntamento. A noi piace, a me, l'altro direttore artistico Carlo Madre, ci piace più chiamarli non tanto eventi ma momenti, perché sono momenti dove si legge in profondità la città. Quindi anche i piccoli eventi, non quelli che si tengono al Teatro Toselli, dove ci sono i grandi nomi, ricordiamo Motta, Tosca, Mario Brunello, ma anche nei piccoli appuntamenti cerchiamo sempre di mettere un artista che possa in qualche modo dare una lettura profonda di quel luogo, attraverso la sonorità, il repertorio, spesso anche la provenienza, perché abbiamo artisti che provengono un po' da tutto il mondo. Sulle note musicali noi pensiamo alle emozioni, ai ricordi, qui c'è anche la storia che passa. C'è anche la storia, anche se appunto emozioni ce ne sono tante, e la storia è proprio una storia trasversale, perché il festival, come giustamente diceva precedentemente, è un festival che serve per riscoprire dei luoghi d'arte, quindi la musica è trasversale, non è un genere specifico, ma abbiamo cercato di fare rileggere attraverso l'arte e la storia proprio questi luoghi con quello che ci sembrava più evocativo in ogni situazione.
Parlando di musica, andiamo a Pamparato, dove si è concluso con deciso successo il 47esimo concorso nazionale di chitarra dedicato proprio a giovani talenti provenienti da quasi tutta Italia. Sono oltre 2.000 i concorrenti che in 47 anni hanno partecipato al concorso nazionale di chitarra Ansaldi, tutti di grande prestigio. La 3 giorni di concerti ed eventi, iniziata il 29 di aprile, si è conclusa con le premiazioni del 1 maggio, ospitate nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di Serra Pamparato. A coadiuvare l'organizzazione, in mano al coordinatore del concorso nazionale Romolo Garavagno, premiato nell'ottobre 2022 dal convegno internazionale di chitarra di Milano con la chitarra d'oro, la professoressa Roxana Gabriela Morcosanu, commissario di esame, e l'ottima Ivana Massano, che ha portato avanti la premiazione dei concorrenti. La professoressa Morcosanu fu prima concorrente nel 2009 ed ora fa parte dello staff. Quella di quest'anno è un'edizione da ricordare perché fra le poche durante le quali è stato anche assegnato il prestigioso premio Ansaldi destinato all'eccellenza nella categoria adulti. Quest'anno è stato assegnato a Davide Masi, l'ultimo fu assegnato al maestro Enea Leone nel 2022. Quello di Masi è il 6° in 47 anni di concorso. Nella 3 giorni i giovani musicisti selezionati hanno proposto brani della letteratura chitarristica dall'Ottocento ai giorni nostri. Per la categoria B dei 15-18 anni ha vinto il primo premio Gabriele Lattazzi di Taranto, nella categoria C, oltre 18 anni, Sebastiano Costantini Lombardo, che avendo vinto lo scorso anno la categoria B, ha dovuto concorrere con iscritti di età superiore. Per la categoria Musica d'assieme, primo premio al duo Valisena di Padova e Puzzolu della Sardegna. Sabato 6 maggio verrà lanciato l'effetto farfalla, ovvero il progetto di Citizen Science adottato dal Parco Alpi Marittime per il monitoraggio dei lepidotteri nella riserva naturale di Cravamorozzo e per il quale si cercano dei volontari. Le porte sono aperte a tutti, ovviamente studenti, insegnanti ma anche semplicemente appassionati. Nella giornata di sabato l'ente con i propri esperti farà una breve introduzione al progetto e la formazione dei volontari. Sempre sabato, ma anche domenica, l'Oasi di Cravamorozzo ospiterà una delle tante feste organizzate a livello nazionale dalla LIBU nelle riserve di propria competenza. Ed ora parliamo di sport, Cuneo Calcio. Domenica si gioca per la promozione, molto dipende però anche da cosa farà Alba. Ma sono giorni chiaramente trepidanti perché domenica ci aspetta l'ultimo importante impegno di questa stagione, una stagione che tutto sommato ci ha visto da protagonisti dall'inizio alla fine, perché veramente siamo stati quasi sempre in testa a questo campionato. Abbiamo movimentato questo campionato, sarà il campionato d'eccellenza del quale parleranno di più nei prossimi, credo veramente, 10 anni, perché così forse non si era mai vissuto. Potrebbe finire addirittura con uno spareggio e forse vi devo dire che forse è il miglior modo in cui potrebbe finire, perché tutto sommato credo che sia Cuneo che Alba si meritano di essere nella posizione in cui sono in questo momento. È quello che dicevo ai ragazzi giusto l'altra sera. Prima dei momenti importanti della vita, qualunque essi siano, dallo sport al lavoro e familiare, chiaramente ti tremano sempre un po' le gambe e ti metti sempre in discussione per capire se siamo in grado di veramente di sostenere quello che abbiamo fatto. Ma se ci guardiamo insieme dietro e guardiamo i numeri che abbiamo fatto 27 giornate in testa al campionato, siamo il secondo miglior attacco, la seconda miglior difesa, quindi voglio dire tutto sommato siamo lì per merito e non per fortuna, quindi adesso si tratta solo di andare a conquistare quello per cui abbiamo lavorato, per cui ce la metteremo tutta per conquistare ancora una partita domenica a Centallo e poi se non basta
basterà, vivremo lo spareggio come una finale. Se torno indietro proprio di 10 mesi, mai più pensavo di essere dove siamo oggi, e se torno indietro di solo di 5 giornate neanche, perché 5 giornate fa Alba era davanti di 4 punti, ha perso 2 partite di fila, ha ribaltato il campionato, siamo andati avanti noi di 2, poi ne ha pareggiato 1, noi di 4, quindi veramente un campionato rocambolesco, ma è l'essenza dello sport. Stare davanti ad uno sport non è mai assolutamente facile, è sempre molto più facile inseguire, quindi è successo questo, l'abbiamo raccontato nel migliore dei modi con questo scambio di posizioni un po' noi un po' Alba. E siamo arrivati in chiusura di questa edizione del telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento con il nostro rotocalco, che ripercorre le principali notizie date nel corso della settimana, ovvero Grand Assette, in onda alle 19 il sabato e la domenica. Grazie per averci seguito e buona serata.